Promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione siglato oggi tra Cassa Depositi e Prestiti e la Camera di Commercio Venezia Giulia, grazie al quale ha aperto Spazio CDP, punto informativo della sede dell'ente per rispondere alle esigenze delle imprese e delle pubbliche amministrazioni locali. Cassa Depositi e Prestiti vuole aumentare la sua presenza sul territorio e vuole avvicinarsi sempre più al territorio. E con il Friuli Venezia Giulia già l'altro anno abbiamo fatto diverse operazioni, in particolare abbiamo supportato la regione finanziandola per 300 milioni di euro e per una serie di progetti infrastrutturali all'interno della regione stessa. In questo momento internazionalmente è difficilissimo, la scelta di Cassa Depositi e Prestiti è un gesto di fiducia nei confronti del territorio regionale e noi siamo onorati di aver partecipato a questa inaugurazione. Il presidente camerale Antonio Paoletti ha sottolineato l'opportunità che si apre. Cassa Depositi e Prestiti a Trieste, in questa regione, un territorio variegato che sta marciando su più settori economici, è stato un colpo importante, anche perché le imprese che qui ci sono, il target delle imprese che loro si rivolgeranno, un target da 10 milioni in su per il momento, prima erano dai 50 in su, poi sono già scesi, e abbiamo circa in regione 1.000 imprese con queste caratteristiche. E il sindaco di Piazza non ha perso l'occasione per riportare sotto i riflettori l'operazione dell'ex caserma di via Rossetti. Cassa Depositi e Prestiti ha tutto l'interesse, il comune di Trieste ha tutto l'interesse, credo che troveremo una quadra. Provate a immaginare le scuole superiori di Trieste raggruppate per quasi la totalità, meno il Dante e alcune che sono a posto, raggruppa 7.500 studenti in via Rossetti, potrebbe essere veramente qualcosa di straordinario.